Ciao ragazze, rieccomi dopo tanto tempo, credo almeno un paio di mesi. Chiedo scusa, ma il mio bimbetto mi richiede molto molto tempo, mi assorbe completamente, non ho praticamente mai tempo di registrare. Adesso lui è qua vicino a me, quindi fin quando sta buono e sorride, rimane là, quindi riesco un attimo a registrare. Allora, ho provato già a registrarlo questo video ed è andato in fallimento, quindi spero che questa sia la volta buona e spero che mi vedate abbastanza bene. Purtroppo, oggi è una giornata pessima come luci e tirar fuori la videocamera, il cavalletto, ci mettevo troppo tempo e sto usando la videocamera del computer. Lui mi guarda innamorato. E la mamma si scioglie e lui mi sorride. Vabbè, io sono persa. E, come potete vedere, faccio molta fatica a trovare del tempo, però ci tenevo a fare questo video perché mi è stato richiesto. È il video sulla mia gravidanza. Volevo un attimo raccontare un po' a grandi linee le emozioni che ho vissuto, come è andata e quant'altro, anche se mi sembra una vita fa, nel senso che in 4 mesi suoi di vita terrena, diciamo, sono cambiate veramente tante cose per me, quindi faccio fatica a pensare che sia passato solo un anno dal mio test di gravidanza. Il 10 novembre dello scorso anno avevo fatto il test di gravidanza che risultò positivo. Era un lunedì mattina e dopo tanto tempo che noi cercavamo questo piccoletto che adesso è qui con noi, finalmente il test risultò positivo. Io un po' me lo sentivo nel senso che, o meglio, non mi sarei aspettata di essere incinta quel mese. Ma c'è stato un episodio strano. Io fu all'epoca fumavo la domenica prima del test, quindi il giorno prima, e avevo praticamente le ultime sigarette. Mi ricordo che al pomeriggio piovigginava anche, sono andata fuori e ho fumato l'ultima sigaretta. Il pacchetto era finito e praticamente no, ho pensato di non comprarle più. Perché io sentivo un tanto mal di schiena e soprattutto malissimo al seno. Ecco, questa è una dei sintomi che io ho sentito, il male al seno. Però non l'ho collegato al ciclo, sinceramente, non l'ho collegato. Ma siccome stavo parecchio male, mi faceva male la schiena, mi ricordo sono stata in divano tutta la domenica, ho detto: ma sì, non le prendo, magari anche smetto nella mia testa, ho pensato. E così è stato perché il lunedì mattina faccio il test e il test risulta positivo. Io mi sentivo stranissima. Se riesco a montare il video, io mi metto una fotina, anzi, ve la cerco sul cellulare, così faccio prima. Nel frattempo continuo a parlare. Io mi sentivo stranissima, perché cioè, colleghi immediatamente che hai una vita dentro e non mi sembrava vero, cioè da quel momento non mi sono più sentita l'Elvira di sempre, mi sono sentita doppia, mi sono sentita responsabile di una vita, quindi ho fatto da quel momento in poi le cose in maniera completamente diversa, in maniera da mamma, cioè non si può descrivere un'emozione così, mi sono sentita proprio diversa. Allora, questo è il giorno del. È proprio l'11 novembre. Aspettate, perché immagino che la fotocamera non metta. Il giorno del mio test di gravidanza. Come vedete, la mia faccia è super contenta e anche più magra. Però vabbè, i chili si perderanno. Avevo il test Clear Blue, mi era rimasto praticamente dai 3.000 test che avevo fatto prima. Ed era quello digitale dove indicava le settimane, me lo indicava tra la seconda e terza settimana. Ciao, amore! Automaticamente, siccome non ci credeva, sono andata in farmacia a prendere il secondo test.
Io ero andata a lavoro, poi sono uscita nella pausa e ho preso il test, ho fatto il secondo test. Il secondo test è risultato anch'esso positivo e quindi niente, l'ultimo era farmi prescrivere le analisi del sangue, ho scritto al mio medico di base, gli ho scritto una mail, lui me l'ha prescritta, ho preso l'impegnativa e credo il giorno dopo, addirittura stesso giorno dopo sono andata a fare le beta, HCG credo si chiama, no, non mi ricordo neanche più e niente, quindi era risultato positivo. Ci ho messo 3 ore, 5 minuti solo per parlare del test, figuriamoci degli altri 9 mesi. Cerco di essere breve perché tanto in realtà ci sono poche cose secondo me da dire. Allora, innanzitutto io ho avuto la fortuna di non avere mai una nausea, mai nessun sentore. Se io non avessi fatto il test, probabilmente non mi sarei mai accorta di essere incinta, se non per la pancia che irrompeva su di me. Però vi giuro che io non ho mai, mai, mai avvertito nulla di che, non ho avuto perdite di impianto, assolutamente non ci pensavo minimamente. Infatti, tante volte leggevo nei test negativi, insomma, che avevo fatto, andavo in cerca dei sintomi in internet, cosa si può sentire, cosa non si può sentire, questo, quell'altro. In realtà, ragazze, devo dire che io non avevo nessun sintomo. Fatte le analisi positive, ciao amore. Fatte le analisi positive, dopo il mio iter è stato quello di donna diabetica, quindi io ho prenotato una visita con la diabetologa. Ho da subito sospeso la metformina che prendevo al pasto e alla cena. A pranzo e cena, quello lo sapevo già, quindi io automaticamente me lo sono tolta. Quindi ho fatto praticamente una settimana fino a che non sono andata dalla diabetologa, che poi mi ha prescritto l'insulina. E quindi è iniziato il mio iter, che continua tuttora con l'insulina, in quanto la metformina non, almeno in Italia non è consentito assumerla in gravidanza perché non ci sono studi relativi alla non dannosità e quindi al non passaggio attraverso la placenta e quindi che arrivasse al bambino il farmaco. Niente, dell'insulina all'inizio è stata un po' così, l'ho presa bene perché io ho da sempre accettato ben volentieri la mia malattia, insomma ne parlo apertamente, non, ci sono molti diabetici che non accettano la loro patologia, io sì, e poi in questo caso cioè, c'era tutto un motivo diverso dietro e quindi non, cioè, se io vi faccio vedere il motivo potete capire che non mi pento, cioè me ne farei 800 al giorno di iniezioni da insulina, non è niente di che, quindi è più fastidioso la puntura sul dito, le dirò, quindi niente, da lì, allora io avevo abbastanza mal di schiena i primi giorni e comunque siccome avevo dei dubbi e quant'altro, ero ancora indecisa se farmi seguire privatamente o no. Nel frattempo, però, a 4-5 giorni mi sembra dal test di gravidanza, se non prima, siccome avevo l'ansia che fosse annidato bene e quant'altro, sono andata tramite pronto soccorso per dei dolori. Diciamo che un po' tutti fanno così, ecco, magari la prima ecografia tramite pronto soccorso non la si paga dal momento che sei in gravidanza, magari prima di andare privato uno fa questo controllo. Stai parlando? E me lo faccio vedere perché tanto. Amore mio, ecco, io sui social nessuna parte ho messo nessun foto sue e quant'altro, quindi non neanche sul mio Facebook personale, quindi adesso vediamo se lui sta così, altrimenti poi insomma lo girerò a favore di telecamera. Ecco, si è girato da solo. Ciao, io sono il patatino. Sì, parliamo con la mamma di quando tu eri nella pancia. No, ecco, questo è il rigurgito. E la mamma si era portata il fazzolettino. Ma dove lo ha messo? Ah! Aspetta.
borsa in tasca. No. A posto. Allora, e niente, quindi dicevamo. Io mi perdo adesso con lui, sono sicura. Niente, quindi ho fatto la prima ecografia tramite pronto soccorso, me l'ha fatto una ginecologa, poi che poi ho conosciuto anche altre volte, molto brava. Mi aveva detto appunto che era tutto a posto e ho visto per la prima volta il suo battito. Ecco, lì le lacrime erano a fiumi perché comunque è un'emozione unica, mi emoziona ancora adesso. E ho capito che lui insomma era annidato bene, non era extrauterina e quant'altro. Avevo questo terrore, non so perché. A una settimana da questa ecografia io avevo bisogno di ulteriori conferme e ho praticamente prenotato una visita privata, informandomi un po' perché non avevo io un ginecologo fisso, sono sempre andata tramite ospedale. E ho scelto poi quello che è stato il mio medico per tutta la gravidanza. Ho scelto comunque una persona di un po' anzianotta. Perché a mio avviso, per anche la patologia diabete e quant'altro, avevo bisogno di una persona con esperienza, non una persona magari giovane. Avevo bisogno di una che avesse visto parecchie gravidanze e parecchie del mio tipo. Allora, riassumendo, praticamente vabbè, la prima ecografia privata è stata tutt'altro, cioè lui ovviamente si è soffermato, ha fatto vedere bene, lui era 2,5 mm, mi sembra, e quindi da lì è nato il suo soprannome che è Lenticchia, perché era grande quanto una lenticchia. E da allora l'abbiamo sempre chiamato Lenticchia, ancora adesso che è nato, ogni tanto lo chiamiamo Lenticchietta, vero Lenticchia? E praticamente, scusate, intanto mi cerco il gioco. La mia gravidanza, poi a parte appunto i controlli per il diabete, che quindi sono doppi rispetto a una gravidanza normale, praticamente io ero sempre tra ospedali, prelievi e quant'altro, dovevo misurarmi la glicemia, avevo spesso episodi anche di ipoglicemia che vanno evitati, quindi ero sempre pronta a avere il succo in macchina, il succo di frutta da bere. Sì, c'era un po' di accortezza in questo, ma tutto sommato non ho avuto grandi complicazioni, anzi, la mia gravidanza è stata serenissima, è stata allora, tranquilla da un punto di vista emotivo e quant'altro, e anche dal punto di vista proprio fisico, io stavo veramente bene in gravidanza, non ho sofferto di niente se non dal settimo mese di sciatalgia, nervo sciatico che comunque un po' tuttora me lo porto avanti, ma adesso è un po' dovuto al peso. All'epoca lui era proprio appoggiato sul nervo sciatico e quindi insomma mi faceva molto molto più male di adesso. Praticamente niente, fatti i miei soliti controlli, il primo step, diciamo, di tensione l'ho avuto quando ho fatto il tri-test praticamente, per vedere se lui aveva, tra un'analisi del sangue e la sua l'ecografia dove misurano lo spessore della nuca, mi sembra di qua dietro, per vedere se in che percentuale, insomma, di statistica, è un esame di statistica per valutare la sindrome di Down, e in base anche a, per esempio, il fatto che io sono diabetica, aumentava il rischio e quant'altro di malformazioni e sindrome di Down. Praticamente sì, abbiamo fatto il test e ci volevano un paio, se non ricordo male, 3 settimane per il risultato. Ricordo l'emozione di quando ho ritirato il risultato, dove lui risultava largamente fuori pericolo, tra virgolette, pericolo nel senso, adesso qualcuno può fraintendermi, nel senso non c'erano rischi, ecco, di un bambino con sindrome di Down. Io sinceramente mi sono sentita molto sollevata, però
perché comunque dal momento in cui lui era dentro non sarebbe stata più, come pensavo prima, una decisione così facile da prendere a cuor leggero. Quindi mi aveva tolto questo test da un'ulteriore decisione. Quindi da lì, siccome il test aveva probabilità bassissime, ho praticamente... Poi non ho fatto ovviamente amniocentesi e sono passata al quinto mese, era intorno a febbraio, mi sembra, se non ricordo, a fare la morfologica. Alla morfologica lui è risultato perfetto. Allora, fino alla morfologica lui non si è mai fatto vedere se era un maschietto o una femminuccia, anche se magari alcuni si riusciva a vedere nelle settimane antecedenti, lui ha sempre avuto le gambine incrociate e le ha avute fino a fine gravidanza. Cioè, la certezza che lui fosse maschio forse l'ho avuta alla nascita, no? Nel senso, sì, la morfologica ti dà la certezza quasi assoluta. Però, scusate, non dormo da notti perché lui anche era freddato. E anche alla morfologica ci abbiamo messo più di mezz'ora per riuscire a vedere, finché perfino con la 3D è andato a vedere. Per la certezza, e mi avevano detto che era un maschietto, e quindi niente, da lì dopo era tutto a posto. L'ho identificato proprio con un nome perché avevamo già deciso che c'era un maschio, si chiamava Antonio, e quindi avevo un nome. Ho iniziato a fare anche i primi acquistini. Prima d'ora non credo di aver fatto acquistini. Le prime cose che ho comprato sono un paio di scarpette che non gli ho mai messo, perché su in realtà non è che mi piacciono moltissimo. O comunque adesso sono anche grandi, sarà per quello, perché adesso sono grandi. Ho preso un paio di scarpette tipo mocassino e anzi no, sono tipo Clarks, non so come si chiama, colacchine, ecco. Ho comprato un giubbotto che metto tuttora rosso, che era in super sconto, tipo a 5 euro, gli ultimi saldi praticamente dell'inverno dello scorso anno. Buongiorno, cosa c'è? Ma sei bellissimo, amore di mamma. Madonna mia, quanto sei bello! Allora, lui adesso è così, non sta mai fermo un secondo, ha bisogno sempre di... Dimmi, amore, è il giocattolo? È il giocattolo? E quindi niente, dal momento che appunto sapevo il suo sesso, ho cercato di frenare gli acquisti scellerati e sono stata anche brava, insomma. Poi dal sesto mese più o meno, quindi a un mese alla morfologica, io ho iniziato già la valigia. Io l'ho già iniziata perché non lo so, nella mia testa avevo paura di partorire prima perché ero diabetica. Se c'erano state, se venivano complicazioni, volevo essere pronta, quindi ho iniziato dalla sua valigia più che dalla mia. Ho iniziato dalla sua, ho iniziato a comprare i completini. Siccome mi dicevano diabetica, allora avrai figli grandi, figli grandi, figli grandi, io ho comprato tutto 3 mesi, 1 o 3 mesi o 3 mesi. In realtà lui è nato di 3,260 kg, ha portato a casa di 3,040 kg, quindi era piccolini, cioè normale, tutte le tutine gli sono andate enormi, quindi io tornata a casa sono dovuta andare a comprare tutine a un mese, zero forse no, oddio, zero gli è andato per una settimana, però gli ho comprato un mese, zero un mese, queste taglie qua. Praticamente sì, dopo fare la valigia per lui, andare nei negozi, c'è l'emozione è grandissima, te lo immagini, lo crei. Io non ho mai immaginato come fosse, non gli ho dato mai un'immagine, non so perché, però non ho mai identificato lui biondo piuttosto che occhi chiari, tanti capelli, non l'ho mai sognato nemmeno di notte. Lo identificavo così. Per me sarebbe stato perfetto comunque no, fosse venuto, quindi no, non l'ho proprio idealizzato. Però lo idealizzavo come presenza, cioè ogni tanto poi guardavo questi vestitini piccoli, quando poi li lavavo, era un'emozione grande, infatti facevo anche la foto allo stendino. Io di lui ho fatto tantissime foto e faccio tuttora tante foto anche dei primi momenti, non so, la sua prima lavatrice, ho la foto. La sua prima lavatrice, nel senso le cose per fare la valigia
Che ho stampato. Dove è andato a finire il ciuccio, amore? Dove l'abbiamo andato? L'abbiamo andato. Perché, boh, forse col primo figlio ne hai anche il tempo, col secondo, ecco, col secondo non ce la fai. Però, ecco, saranno tutti così i miei video, cioè, scusate, ma meglio non riesco a fare. Hai fame? E quindi insomma era un susseguirsi di emozioni, paure, poi i primi movimenti. Allora io non li ho sentiti tanto presto, a differenza di altre donne. Io l'ho sentito intorno al sesto mese, anche settimo. All'inizio sentivo come un battito sulla pancia, quella bassa, diciamo, quella da ciclo, insomma. Proprio all'altezza dell'utero, sentivo come un battito, uno sfarfallio. Poi man mano si sono intensificati finché proprio lui, io verso fine gravidanza, cioè verso fine, dall'ottavo, nono mese, capivo dove aveva i piedini, la testa, sentivo proprio buvum, fare le onde. Gli mettevo, ecco, la musica, gliel'ho sempre messa sulla pancia e lui si muoveva tantissimo. Gli ho messo Mozart perché è proprio indicato per i bambini, e lui si muoveva tutto. Gli ho messo tante canzoni che magari a me piacevano e mi rilassavano. Gli ho messo il pupazzo della nanna col carillon perché me l'aveva suggerito, ce l'avevano suggerito ad un corso di quelli che fa la prenatal. Ho seguito anche quelli, ed è stato assolutamente. Cioè lui si muoveva tutto col carillon, però poi quando è nato non ha riconosciuto il suono perché non si calmava con quel suono. E sta vomitando fuori maniera. E quindi niente. La mia gravidanza è stata molto, molto, cioè è difficile riassumere perché sono talmente un susseguirsi di emozioni, faccio anche fatica a ricordare, però è stato veramente una bella. Allora, io praticamente ho sempre, ero in maternità anticipata, quindi ero a casa, ma a casa ho lavorato il triplo che non andando a lavoro, perché mi sono sistemata tutti gli armadi, ho cercato di fare spazio a lui, abbiamo sistemato la cameretta, abbiamo pitturato, io non mi sono, cioè io ho spostato pesi, io ho fatto veramente di tutto, forse anche troppo, e mi è andata bene col senno di poi, però non, sinceramente non sono mai stata ferma, perché io mi sentivo in forma. Sono andata al mare fino al giorno prima di ricoverarmi per lui, perché io ho avuto un'induzione, quindi sapevo di essere ricoverata, non ho aspettato spontaneamente le doglie. Quindi sì, io ho fatto veramente tanto in gravidanza, forse troppo, cioè mi caricavo pesi, andavo a fare la spesa, avevo due fardelli di acqua e io portavo, cioè ho veramente fatto di tutto, ho aspirato casa. Io il giorno prima di ricoverarmi ho lavato tutta casa, aspirandola, lavandola da sola, cioè ecco, non. Da una parte mi sentivo in forma, dall'altra non avevo neanche chi mi aiutasse gli ultimi mesi, quindi cioè, di necessità virtù. E niente, del parto poi aprirei un capitolo a parte. Io ho frequentato un corso di percorso nascita, ex corsi preparto, che in realtà sì, c'è poco da prepararsi al parto. Però mi è stato molto utile per due o tre cose che forse, di cui ve ne parlerò poi nel mio video parto. È stato utile intanto perché poi ho conosciuto delle mamme, ho tenuto i rapporti con loro, ancora adesso ci sentiamo, abbiamo un gruppo su WhatsApp, ci sentiamo quotidianamente. È stato bello perché comunque dal corso preparato fatalità poi ho trovato in camera mia una
una ragazza che aveva fatto il corso preparto con me, quindi insomma mi sono sentita anche un po' meno sola in quei momenti, o comunque avevo un viso conosciuto. È stato bene anche conoscere l'autonomia, insomma, la parte, insomma, tecnica del parto per avere una consapevolezza maggiore, il massaggio del perineo, queste cose qui. Adesso devo assolutamente finire il video perché lui non me lo consente più. Comunque, in linea di massima, ecco, per chi mi chiedeva che prodotti ho usato in gravidanza, allora io per il trucco ho continuato a usare praticamente i prodotti che ho sempre utilizzato. E quindi erano tutti prodotti minerali e non ho praticamente cambiato nulla. Ho usato la CC cream della Lepo, che è quella che uso tuttora. Ho evitato come la peste ogni ingrediente che contenesse paraffina e quant'altro, anche come mascara. Ho cambiato veramente tutto. Cioè, se prima anche l'ombretto lo tolleravo in gravidanza, ho evitato, ho usato solo cose naturali. Mentre adesso, per esempio, il mascara a volte uso anche quello che non è bio, l'ombretto idem, a volte anche il rossetto. Ecco, l'unico che non tollero minimamente come non prodotto naturale è il fondo, perché quello lo metto su tutto il corpo e quindi ehi amore, e quindi scusate, però è una fatica immensa stare dietro a lui che ha sonno e dietro e fare il video, perché comunque sì, magari non è proprio così facile. E niente, allora l'unico prodotto appunto per il viso ho usato solo cose o ecco bio o comunque naturali o comunque che non avessero ingredienti dannosi. Ho usato gli ombretti dell'Avril principalmente, il fondo ho usato la CC cream della Lepo oppure il fondo di neve oppure Benecos. Per il mascara ho usato Chioni di neve e un altro, quello della Moschetas, che però non mi è piaciuto per niente. Per la bocca, se avevo i rossetti, quelli di Kate Moss, rossi, altrimenti scusate, naturali. Per le unghie ho preso quelli non, senza punti, rilasciatori di formaldeide, che però mi ero trovata malino, perché non rimanevano opachi, non mi piacevano granché, quindi un po' non ne ho utilizzato, non ho fatto ricostruzioni in gravidanza. Per il corpo ho solo usato olio di mandorle, ho usato particolarmente un olio che mi ha regalato una mia amica per il compleanno, era olio di mandorle, che si poteva anche bere, quindi era assolutamente naturale ed era l'aveva comprato in erboristeria, altrimenti ho usato quello dei provenzali, ho usato, sì, mi è andata via un paio di boccettine praticamente, lo mettevo, ecco, l'unica cosa, ho sempre messo dal giorno del test, alla sera almeno la sera, e se non si riusciva anche la mattina, mettevo sul seno e sulla pancia l'olio. Difatti io non ho, allora sul seno ho le smagliature ma pregresse, c'erano cose vecchie, quindi di nuovo non me ne sono uscite. E sulla pancia non ho minimamente il segno di smagliatura, non ho niente, anche perché comunque non ho mai avuto un fisico magrissimo, quindi è sempre stata abituata la mia pelle a essere un po' dilatata, un po' a scendere, calare. Quindi probabilmente aveva maggiore elasticità, però ecco, quella è l'unica accortezza che ho avuto. Io ho sempre, sempre messo l'olio, anche quando ero strastanca la sera, però una passatina l'ho sempre messa. E niente, ho comprato anche quella fatta apposta, linea mamma dei provenzali, ma non mi piaceva per niente. Scusate. Allora.
ragazzi, stavo dicendo, veramente è impossibile fare video in questa casa, cioè veramente. Vabbè, e niente, quindi vi stavo dicendo che l'unica cosa, l'unica accortezza che ho avuto è stato l'olio di mandorle. Per il resto io non ho usato null'altro sul mio corpo. Come i capelli ho sempre usato i miei shampoo, ecco, bio o comunque compatibili. Nel senso non ho mai usato cose con paraffina e schifezze varie dentro. Come alimentazione ho seguito quella dell'alimentarista, nel mio caso comunque essendo diabetica avevo la mia dieta. Io non sono aumentata tantissimo, credo sugli 11 kg della gravidanza, 12. Non ricordo perché gli ultimi periodi non mi sono neanche pesata, avevo fame, mangiavo e niente, quindi per me l'importante era avere i valori a posto e i valori li ho avuti a posto fino a fine gravidanza, anzi ho avuto delle glicate migliori di tutta la mia carriera di diabetica, quindi insomma, fortunatamente questo ha permesso intanto che lui non fosse un gigante alla nascita, e quindi abbiamo evitato il vitellino di 5 kg che nasce dalla donna diabetica. Lui praticamente è nato normalissimo. L'unica cosa, quando è nato, lui ha dovuto fare dei controlli maggiori essendo io diabetica, e quindi lo hanno trattenuto la prima notte. Comunque era al nido, quindi io mi sono alzata dopo qualche ora dal parto, sono andata in reparto a guardarmelo, perché gli facevano un prelievo sul piedino ogni sera. E quindi niente, insomma, riassumendo, la mia gravidanza è stata veramente serena. Il consiglio che posso dare è di non pensare al parto, perché non sarà mai come ve lo immaginate, ed è talmente, ecco, non fatevi raccontare i parti dalle altre persone, nel senso, se volete voi andarvela a cercare i video come io ho fatto è un conto. Non mi fate suggestionare dalle esperienze altrui, siamo veramente tutte diverse, tutte con fisici diversi. Anche un solo dettaglio cambia completamente l'evoluzione di un parto. Le soglie di dolore sono differenti. Cioè, se io vi racconto il mio di parto, non potrà essere quello che magari provate voi, a voi magari andrà meglio di me, peggio di me. Io li ho ascoltati per la semplice curiosità e per essere preparata a tutte le evenienze, ma sono andata tranquilla fino al giorno, diciamo, che mi sono ricoverata, che allora ho realizzato, ok, adesso proveremo una nuova esperienza. Però fino a quel momento io non ho assolutamente mai, non mi sono mai fasciata la testa. Io ho sempre fatto tutte le cose che facevo prima, andavo fuori, non mi sono mai limitata di dire no, sono incinta, non esco, non faccio, non brigo, non guido. Io ho guidato fino al giorno prima di essere ricoverata. Ecco, magari, ecco, prendete le cose con calma. Io purtroppo non l'ho fatto, non l'ho potuto fare, perché comunque avevo delle cose da finire, da fare e basta. Però, se è possibile, ecco, prendetevi il vostro tempo e magari vi coccolatevi, perché dopo tempo, purtroppo, no, da un lato è bene, perché nel senso che avete il vostro bimbo, da un altro non se ne può. Non se ne avrà più, sì, riuscire a farsi uno shampoo cioè, o a prepararsi è sempre un incastro di tempi tra il suo riposo, casa a posto, cioè non sarà poi così facile. Godetevi questi momenti perché veramente la gravidanza è unica. Fate tante foto, tanti video. A me quelli, io li riguardo ancora adesso perché ho perso anche, mi sembra veramente passato un'eternità e tanti ricordi li ho un po' sfumati, no? E allora i video e le foto mi aiutano molto a ricordare questo. Io mi ricordo i movimenti, condividete tantissimo con i vostri mariti o compagni, perché loro purtroppo non ce l'hanno dentro, quindi ci sono emozioni che dovete passargliele, dovete coinvolgerli, e questo sarà anche dopo, quando il bambino nascerà, perché sarà un po' più della mamma, c'è poco da fare, almeno per i primi mesi.
e soprattutto per chi ha latte al seno, cioè il bambino è legato fortemente a voi. Quindi niente ragazze, io mi fermo qua, cerco di, spero di fare il collage dei due video perché non so cosa verrà fuori. Se avete domande da farmi, volentieri fatemele perché io sono andata un po' a ruota libera, non sono riuscita a farmi una scaletta, non ho tempo, ragazze. Purtroppo, a parte che non mi piace, non sono mai fan, non ho mai fatto video costruiti e studiati. Quindi, vedete se riuscite, se avete qualche curiosità, me la mettete nei commenti, io vi rispondo così in modo, insomma, o vi rispondo nel prossimo video oppure vi rispondo direttamente, insomma, nel commento che a volte è la via più facile. Io spero di aver risposto in questi mesi a tutti i commenti perché io ci tengo tanto, siccome non sono tantissimi, riesco a starci dietro, quantomeno cerco di rispondere a tutti. Se non vi ho risposto, io vi chiedo scusa, ma magari o la notifica l'ho letta, poi non me ne sono più ricordata di rispondere, o non ho avuto realmente tempo. Però niente, io vi ringrazio perché gli iscritti sono saliti nonostante, cioè è una stupidata, però mi ha fatto piacere vedere che 4-5 persone si sono iscritte nuove. Quindi saluto tutte le mie nuove iscritte. E un bacione e un abbraccio a tutte quelle che sono rimaste perché mi fa piacere e vi voglio molto bene. E quindi niente, se avete curiosità scrivetemi. Il prossimo video lo farò sicuramente sul parto. Poi ci terrei a farne un video sull'allattamento perché volevo, e anche sul post-parto. Probabilmente allattamento e postparto le unirò, però per quello ho bisogno di un attimo di tempo perché ci sono dei punti che voglio passare bene attraverso il video, insomma, perché se può essere di aiuto ad altre donne volentieri. Quindi niente, ragazze, io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio. Se avete curiosità, scrivetemi, mandatemi una mail, contattatemi anche per messaggio privato su Facebook, su Instagram, dove volete. Allora, la mia mail, se volete scrivermi, è elvira.londra, Londra come la città, chiocciola@gmail.com. Instagram e gli altri contatti solitamente sono giù nei miei video. Quindi vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!